Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi sono finalmente qui con un video che mi avete richiesto in tanti. Finalmente vi insegnerò come creare dei modelli 3D e portarli su Xenoverse 2 per fare delle mod come le faccio io. Ovviamente ragazzi ci sono dei requisiti ed andrò ad elencarveli. Ovviamente prima di tutto vi servirà... Ok, fammi installare sta mod. No, non è possibile. Non posso installare la mod che mi ha fatto Feraz. Qua devo chiamare qualcuno importante. Comunque ragazzi, dopo avervi parlato dei requisiti, direi di cominciare. Ma che cazzo vuole questo, mo? Minchia, croma del cazzo, mentre che registro mi deve chiamare? Poi si lamenta mentre che pulla gli chiamo, giustamente. Bro. Bro. Che cazzo vuoi? Stavo registrando. Ho bisogno del tuo aiuto. È successo un fatto abbastanza grave. È tornato. Come è tornato? Sì, ma chi è tornato, scusami? Ma come dai? Non fa il coglione, però lo sai chi è tornato? L'aggiornamento di Xenoverse. No. È tornato l'aggiornamento di Xenoverse? Beh, allora toccherà a me affrontarlo e sconfiggerlo per la volta definitiva. Già ragazzuoli, volevo farvi un bel tutorial per come fare modelli 3D su Xenoverse, invece non è vero neanche per il cazzo, ma oggi appunto il mio aiuto è stato richiesto da Chroma, che mi ha chiesto appunto di aiutarlo a installare le mod per la versione 1.08 su Xenoverse. Finalmente ragazzi sconfiggeremo questo dannato aggiornamento molto insidioso, ma passiamo al tutorial in sé. Cosa ci serve per installare le mod? Prima di tutto ci servono tre tool, ovvero... FlexSDK, XV2 Ins e XV2 Patcher, tutti quanti aggiornati e funzionanti con la nuova versione. Ovviamente dovremmo fare pure un'altra operazione, ovvero quella di disattivare l'anti-cheat. Ciò vi impedirà di giocare online, ma ovviamente con le mod non potete giocarci a priori, dato che comunque è un casino. Detto questo ragazzi, passiamo a tutorial vero e proprio. Siamo sul nostro fantastico Google Chroma. Sì, l'ho detto apposta, Chroma, non rompete le palle, grazie. Prima di tutto dobbiamo scaricare XV2 Patcher, che è l'ultima versione appunto, la 1.3. Scaricate questa, ovviamente se ce ne sono nuove aggiornate, seguite lo stesso questo tutorial che comunque è utile. Non ha bisogno di aggiornamenti appunto. Io scarico con MegaSync, ma potete pure scaricare con l'applicazione normale. Detto questo, scaricate prima di tutto l'XV2 Patcher. Perfetto, io l'ho messa a scaricare, ovviamente in realtà già ce l'ho, però dettagli, lo scarico insieme a voi appunto. Poi scarichiamo XV2 Mod Installer, troverete tutti i link qua sotto in descrizione, mi raccomando andatela a guardare perché sennò niente caramelle. Scarichiamo la versione 1.1 dell'installer, qua abbiamo sempre Mega, questa volta il pacchetto è un po' più grande ma non ci starà tanto a scaricare, alla fine 28 Mega non sono troppi. E rifate la stessa operazione di prima, ovvero scaricate il programma. Ovviamente ragazzi manca la parte essenziale, quella che ci permette di installare le mod vere e proprie, ovvero quella che ci permette di compilare il roster. Cosa ci serve? Adobe FlexSDK, che è un tool molto utile che permette appunto di spacchettare i file e rimpacchettarli con le modifiche dovute. Ovviamente dobbiamo scaricarlo dal sito ufficiale, facciamo FX Download Now, la versione 4.6 mi raccomando, questo è importante, e scarichiamo l'archivio. Avrete un link diretto, fate download, fate salva. Io non lo faccio perché già l'ho scaricato comunque. E niente, abbiamo finito di scaricare i nostri tool. Io già ce l'ho nella cartella appunto e passiamo ad utilizzarli uno per uno. Prima di tutto dobbiamo installare il FlexSDK. Vi consiglio di installarlo in una posizione a cui non avete spesso accesso in modo da evitare di cancellarlo o comunque di modificare la cartella, rovinando appunto tutto il processo di patching. Quindi vi consiglio di installarlo nell'archivio C, ovvero l'archivio dove tenete il sistema operativo. Tranquilli, è completamente sicuro. Come potete vedere il gettone è installato e vi faccio vedere come installarlo appunto. Qua notiamo i vari file del compilatore. Dobbiamo creare una cartella chiamata FlexSDK senza spazi, vi consiglio di chiamarla così tutto in maiuscolo che è molto comoda. All'interno della cartella dovrete estrarre i file. Io già l'ho fatto tempo fa, non c'è bisogno di aggiornare sempre il compilatore, si installa una volta soltanto e poi resta per sempre. A meno che comunque non siano richieste nuove funzioni, ma se non erro non è neanche più aggiornato.
quindi possiamo stare tranquilli. Poi, una volta installato il caro Flex SDK, dobbiamo passare ad installare XV2 Ins e XV2 Patcher nella cartella di Xenoverse 2. Quindi andate dove tenete il vostro gioco. Io ce l'ho craccato ed originale, nel senso che nella versione originale che ho comprato tengo la versione senza mod dove gioco online. Poi c'è la versione craccata, appunto, che ha le mod. Questa è una cosa che si può fare tranquillamente, dato che comunque avete i diritti e possedete il gioco, quindi tranquillissimi. Quindi, siamo nella nostra cartella. Già voi notate che c'è il patcher installato, anche se in realtà c'ho solamente i portrait conservati. Abbiamo il nostro patcher. Dobbiamo estrarre queste due cartelle nella cartella di Xenoverse. Come potete notare, abbiamo l'ini, le patches e il portrait. Questa cartella voi non l'avrete, quella dei portrait. Ora dobbiamo prendere xv2patcher.ini, aprirlo e modificarlo. Vi consiglio di modificarlo col blocco note oppure con Notepad++, ma se non avete bisogno di installare programmi, usate il blocco note classico. Andiamo a modificare alcune cose, ovvero Unlock Chara All, che permette di sbloccare tutti i personaggi del gioco. Quindi non solo quelli delle mod, ma quelli pure sbloccabili nella storia. Poi fate pure Unlock Stage All, che praticamente vi permette di sbloccare tutti gli stage, quindi senza bisogno di fare la storia per ottenerli. E poi fate Offline Mod True. Questo vi permetterà di risparmiare dei secondi nell'avvio di Xenoverse. Infatti non andrà a cercare di connettersi, ma semplicemente dirà il gioco offline, non rompere i coglioni. Salviamo l'XV2 Patcher e abbiamo installato il Patcher. Ora dobbiamo passare all'ultimo step del tutorial, ovvero quello di XV2 Ins. Apriamo l'archivio di XV2 Ins e noteremo diversi file. Io ho creato una cartella tool, ma potete creare pure una cartella XV2 Ins, non importa, ed estraiamo tutti i file dell'archivio. Perfetto, abbiamo finito di installare la roba, ora passiamo alla configurazione iniziale. Dovete farlo solamente una volta e poi le successive volte quando cancellerete le vostre mod. Mi raccomando ragazzi, state attenti a quello che fate e non installate mod rubate, ovvero mod di Dandridge, che è un modder che nel passato ha rubato delle mod. Alcune sue mod però sono configurate per cancellare tutte le mod installate dall'utente, quindi sono bloccate. Non installatele ragazzi, perché rischiate di perdere le mod già installate, ovvero le mie. Da parte di scherzi comunque, apriamo XV2 Ins, ovvero il tool principale. Qua compariranno degli errori, fate tutti quanti a nulla e poi si aprirà finalmente la schermata di configurazione. Cos'è il gamepad? È il percorso in cui si trova l'exe del gioco, ovvero in bin. Ovviamente già sarete nella cartella di Xenoverse se tenete l'XV2 Ins nella cartella del gioco, cosa che vi consiglio. Andate su bin, aprite dbxv2.exe. Poi qua nel Flex Compiler Path, qua dovete mettere invece il percorso del compilatore. Andiamo quindi su C, dove tengo io appunto i file. Facciamo Flex SDK bin mxmlc.exe. Fate ok. Perfetto, qua abbiamo il nostro carissimo installer. Ovviamente prima di tutto dobbiamo associare l'estensione X2M alle mod, quindi che appena clicchiamo su una mod, quella mod parte e ci permette di installarla. Andiamo su Tools e facciamo Associate, non so se si dice così però dettagli, X2M Extension. Vi compariranno delle robe, fate sì, sì, tranquilli ragazzi, non è nessun virus, poi invece vi ho fatto i soldi, tranquilli, state tranquilli. Installiamo la nostra prima mod, quella fatta nel tutorial per i recolor che vi consiglio di andare a vedere. Si trova sempre nello speciale dei 1000 iscritti, appunto. Installiamo la mod. Qua vabbè, sempre le finestrelle. Mod installata, perfetto. Facciamo partire il nostro fantastico Xenoverse e godiamoci i risultati. Ecco qui la nostra fantastica mod, pronta per essere utilizzata. Penso che la metterò nel pack, dato che è molto figa. Magari la espando, metto qualche trasformazione, non lo so. Comunque, scegliamo il nostro fantastico Goku Super Saiyan Rosé contro Zamasu mezzo corrotto. Come possiamo notare, appunto, la mod funziona senza nessun problema. Il personaggio va, nessun crash, niente di che. Quindi potete tranquillamente utilizzare le vostre mod nella nuova versione. Perfetto ragazzuoli, il video può finire qua. Spero di cuore che vi sia servito questo tutorial. Inoltre vi invito a partecipare al contest sul mio canale. Infatti troverete tra i vari video del canale, quello sull'Iro Colosseum, un contest dove il vincitore potrà vincere una richiesta, ovvero mi potrà chiedere una mod gratis. Detto questo ragazzi, vi invito a lasciare mi piace, a commentare il video e condividerlo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo i video. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove pubblicherò qualche piccolo aggiornamento sul canale, dei sondaggi e tantissime altre robe molto carine. Ed entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord, dove potrete parlare con me e gli altri The Riddles.
Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!